cominciamo? Sì, però voglio assoluto silenzio e voglio che nessuno venga a seccarci. Va bene, capito? Tranquilla, vai con la musica, eh? Su ragazze, pronte, eh? Venite avanti, mano alla vita, ecco. Così. Bene. Più distanziatevi, per favore. Distanziatevi? Ecco, sì. Sì, bene, ripartite. Perché adesso non c'è più musica? Che succede? Senti, a proposito, sì? Della musica, mi stai a sentire? Che mi dicevi? Scusami, della caro, non mi sembra affatto adatta, sì, al mio defilé. E che tipo di musica vuoi? Qualcosa con più ritmo. Perfetto, sono dai, d'accordo. Metti la seconda cassetta. Metti questa, va. Ragazze, ricominciamo per cortesia e muovetevi più elegantemente, andiamo. Ecco, questa va bene. Bene. Tenete più alta la testa, ragazze. Sulla testa. Vieni tu ora. E molto più spazio tra di voi, per favore. Sì, sì, ecco. Luce. Vedi, qui va più stretto, vero? Infatti. Claudia, cosa è successo? Si è suicidata. Oh mio Dio. Girate e venite indietro e la mano sinistra sul piano. Attenzione alla musica, eh? Seguite il ritmo. Andrea, vieni. Sì, dimmi. La luce mi sembra un po' debole, soprattutto, sì, l'avevo sul lato sinistro. D'accordo, ci penso io. Andate insieme, Maria, per favore. E tu aspetta la tua compagna. Ciao, mamma. Ciao, amore. Cosa hai fatto? Hai pianto? No. Signora, è arrivato suo marito. Andrea? Sì? Andrea, per favore, facciamo 10 minuti di pausa. Sì, d'accordo. Ragazze, basta così, facciamo un po' di pausa adesso, andiamo. Claudia, mia moglie. Il commissario Novara. Molto lieto, il suo aiutante. Come sta, signora? Loro devono farti alcune domande. Ascolta, Tony. Monica è di là, nei camerini, e sta preparando dei bellissimi effetti speciali con dei palloni enormi. Puoi andare a vedere? Nel frattempo, potresti accompagnare il mio collega a dare un'occhiata, hm? Bene, andiamo. Si accomodi. Grazie. Claudia, il commissario Nolasco sta investigando sull'assassinio di Daniela. Come? L'assassinio? Sì, è così, signora, non c'è alcun dubbio. Qualcuno l'ha gettata dal balcone. Oh mio Dio. Lei ricorda se qualche volta le ha parlato di Buonanno? Buonanno? Non capisco che cosa... E cosa c'entra? Daniela era l'amante di Buonanno. Esatto, signora. Vede, i miei rapporti con Daniela avevano a che vedere soltanto con il lavoro. La nostra professione crea una complicità particolare. Si condividono nervosismo, fallimenti e successi. Ma è tutto talmente rapido che a volte non c'è neanche il tempo per le confidenze. Gli assassini hanno perquisito la casa della sua amica. Non hanno trovato quello che cercavano e l'hanno uccisa. Si pensa che stessero cercando della droga. Ultimamente avevo notato che era molto angosciata. Te l'avevo detto. Ma non saprei dirle nient'altro. Vede, io la consideravo una brava ragazza. Bene. Qualunque altra cosa le verrà in mente, signore, potrà esserci utile. D'accordo. Non mi ha voluto dire su che cosa dovevamo indagare. Bene, ora noi dobbiamo andare. Arrivederci. Commissario. Arrivederci, signora. Arrivederci. Arrivederci. Signora. Arrivederci. Ma perché Daniela è morta, mamma? Tony, non saprei come spiegartelo. È molto complicato, anche per me, sai. Ho sentito dire che stava nel mondo della droga. Mamma, ma quanti mondi ci sono? Tony, andiamo. Lasciamo in pace la mamma, deve lavorare. No, aspetta. Vi accompagno fuori perché voglio andare a vedere cosa hanno scritto di Daniela sui giornali. Dammi pure. Bene.
Perché non vieni a riposarti? No, non posso. Ti vedo molto agitato. Sono solo un po' nervosa. Vorresti avere già finito, eh? Eh sì. A più tardi. Ciao, ci vediamo a casa. Vieni a dare un bacio alla mamma. E tu fai il bravo, ciao, amore, mi raccomando. A più tardi, ciao. 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 Non qui, all'edicola. Parlare un momento, signora. Aurelio Alberici. Di cosa si tratta? Si tratta di Daniela. Di Daniela Fabrizi. È stato un colpo terribile per me. Vorrei chiederle una cortesia. Capisco. Continua tu, mi allontano un attimo. Sì, d'accordo. Venga con me. Ecco, vieni avanti. Perfetto, adesso girati e alza le braccia. Venga, questo è il camerino delle indossatrici. Però qui non c'è niente di Daniela, ci sono solo gli abiti delle ragazze che stanno sfilando. L'ultima volta che si sono incontrate, Daniela ha parlato a sua madre molto bene di lei, signora. Speravo che le avesse affidato una busta contenente dei documenti. Va bene, Monica. Certo, ne terrò conto. A domani. Sono distrutta. La morte di Daniela è stata un duro colpo. È stata una giornata lunghissima, interminabile. Sebastiano. Mi stai ascoltando? Eh? Ma che ti succede? Ti senti poco bene? No, 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 è che stavo pensando a problemi di lavoro. Che dicevi? Eppure mi sembri così strano. Strano? Ma no, ero soltanto un attimo sopra pensiero. Che volevi dirmi? Oggi è venuto un uomo a chiedermi se Daniela avesse lasciato per caso una busta contenente... Chi era? Un tale, Alberici mi sembra si chiamasse, l'ho scritto da qualche parte. La madre di Daniela gli ha parlato molto di me. Come ti dicevo, cercava una busta contenente alcuni documenti. Ma non è possibile, Claudia. Ho letto la notizia sul giornale. Diceva che i genitori di Daniela vivono negli Stati Uniti e che sarebbero arrivati domani. Allora avrò capito male. Eppure, ha detto che... Daniela era andata a trovare sua madre. Sono sicura. Forse sarà meglio chiamare il commissario. Ascolta, Sebastiano. Il commissario Novari, per favore. Sebastiano Gonzales Morandi. La signora sarebbe in grado di riconoscerlo, non è vero?
Da quello che mi dice deduco che quella persona cercasse qualcosa di importante. Chissà se sarò in grado di riconoscerlo. Non so neanche se riuscirei a darne una descrizione approssimativa. Ascolta, Novari, ritiene importante che tu cerchi di ricordare... Entrate, prego. Grazie. Allora, signore, cosa mi dice? Fra le foto segnaletiche che ha visto, è riuscita a riconoscere quell'uomo? Vede, avevo già detto a mio marito che non ero sicura. Non so. Eccolo, è lui. Però mi aveva detto di chiamarsi Alberici. Questo è Bonomi. Signora, credo che quell'uomo sia l'assassino di Daniela Fabrizi. Non è possibile, tesoro, lo sai. Papà più tardi verrà a prenderti e mi raggiungerete. Voglio venire adesso. Eh no. Dopo la sfilata avremo molto tempo per noi, amore. Ti prometto che staremo tanto tempo insieme. Prima di cena mio marito passerà a prenderlo. Bene, signora. Come sei bella, mamma. E tu sei il mio amore. C'è che non andiamo, va. Questo vestito ti sta d'incanto. Allora andiamo, sì, o no? Ecco. Muovetevi, ragazze, è tardi. Avanti. Su, più in fretta. Fai attenzione. Accidenti, sono stanca morta. Come se non bastasse la sfilata, ieri sono dovuta andare con Sebastiano al commissariato di polizia. Oh. E per quale motivo? Sai benissimo anche tu quanto è apprensivo mio marito. Io gli ho raccontato che ieri era passato da me un uomo poco raccomandabile che cercava delle cose che appartenevano a Daniela. E allora? Ho dovuto vedere delle foto segnaletiche. E l'hai riconosciuto? Monica, l'uomo che è stato da me, secondo la polizia, è strettamente collegato alla morte di Daniela. Non ci posso credere, è assurdo. Anche Giannina e Maria Guerrieri sono state chiamate dalla polizia per essere interrogate. Hai letto il giornale di oggi? Soltanto di sfuggita. Daniela era l'amante di Bonanno. Cambiamo argomento, vuoi? Non me la sento di parlarne adesso. Ho un gran mal di testa e poi c'è la sfilata. Ora pensiamo a questo. Comincia ad andare in sala, ti raggiungo subito. Viene anche tuo marito, no? Sì. Bene, una sera di queste andiamo a cena fuori tutti e quattro insieme. Sì, volentieri. Ma è di Daniela.
I principali membri dell'organizzazione Sud America sono Di Domenico Valenti, Benito Morandi, oddio mio.